Ricominciamo la nostra carrellata. Qui abbiamo un altro esemplare molto particolare di anatra, che è l'anatra smeraldo, che ha la caratteristica molto ornamentale, ha la caratteristica di avere questo nero brillante con dei fortissimi riflessi verde smeraldo. Torniamo a delle razze di polli. Questo è il Brahma, anche questa è una razza molto antica, selezionata prettamente con finalità ornamentali, ha origine da animali da combattimento, infatti ha questa espressione fiera e cattiva. È un po' il gigante delle razze dei polli, anche se questi soggetti non sono ancora al pieno del loro sviluppo. Hanno molto piumaggio e gambe molto molto alte. Anche di questa razza ci sono moltissime colorazioni diverse. Questa è la razza Amrock, questa è la razza Plymouth Rock di origine americana. Ha questa caratteristica, selezionata per la carne, ha questa caratteristica di questo piumaggio barrato molto molto bello, molto molto ornamentale. E questa diversamente è una razza di selezione americana, che ha origine sempre dalla razza precedente, dalla Plymouth Rock. I tedeschi l'hanno riselezionata come razza più pesante, con più mole e più massa carnosa. Qui abbiamo dei soggetti di gallina e gallo Maran, che è una razza di origine francese, ha la particolarità di fare uova color cioccolato, uova con un guscio scuro come il cioccolato. Qui abbiamo la razza Basso Reno, che è una razza di selezione tedesca, selezionata per la carne, è un pollo di campagna, temperamento tranquillo e mole pesante. Abbiamo poi la Wyandotte, c'è un gallo e due galline. Questa è la colorazione argento orlo nero, è una colorazione molto bella, molto ben disegnata. Anche questo è un pollo di origine americana come selezione, selezionato anche questo per la carne. E qui un'altra razza molto particolare, abbiamo la Araucana, che ha origine dalla regione dell'Araucaria in Cile. È caratterizzata dal fatto di non avere coda, assolutamente è anura, e fa delle uova di colore azzurro. Qui abbiamo altri due soggetti Dorking che abbiamo visto prima. Allora, no, c'è in...